le rane freccia sono una delle specie più velenose del pianeta. Sfoggiano una gamma di colori brillanti: blu, verde, giallo, arancione e rosso. E non è solo per mettersi in mostra, è una specie di messaggio per tutti i predatori che potrebbero mangiarle. Sono tossica, meglio che tu stia alla larga e non tenti di mangiarmi. La rana freccia dorata ha così tanto veleno da poter uccidere 20.000 topi. In natura i colori sgargianti indicano di solito che è meglio stare alla larga da quell'animale perché stai puntando a qualcosa che non vorresti davvero mangiare. Pensa al polpo dagli anelli blu, un'altra creatura estremamente velenosa. A differenza delle rane freccia o per esempio delle formiche di velluto rosso, i cerchi blu del polpo sono visibili solo quando si sente minacciato. Con i loro 130 kg e più di peso e 3 metri di lunghezza, i varani di Komodo sono le più pesanti lucertole sul pianeta. Cacciano qualsiasi cosa arrivi sulla loro strada, inclusi i maiali, cervi, varani più piccoli e anche animali più impegnativi, come i grandi bufali d'acqua. Si camuffano e aspettano pazientemente che la preda si avvicini, nascosti nell'erba. E che dire dei coccodrilli d'acqua salata? Attaccano più spesso degli squali. Hanno un morso 3,5 volte più forte di quello del leone e 25 volte più forte di quello umano. E hanno anche un altro superpotere. Sono in grado di lanciarsi letteralmente fuori dall'acqua grazie alle loro code. Gli ippopotami sembrano abbastanza rilassati mentre se la godono in acqua, ma sono in realtà molto aggressivi. Attaccano gli umani più spesso dei leopardi e dei leoni. Questo insettino è piccolo, ma può essere pericoloso quanto un ippopotamo. Ti presento la mosca tsetse. Vive nell'Africa subsahariana e i viaggiatori che amano passare tempo all'aperto devono stare attenti con questi insetti. Se ti morde, è importante prendere la medicina giusta il prima possibile. Le larve di Megalopyge opercularis sembrano soffici e carine, ma è meglio non toccarle. Sono velenose e questi peletti che sembrano una parrucca sono in realtà delle spine che possono causare una serie di problemi se toccati. La vespa mandarinia costruisce i suoi nidi soprattutto sottoterra, così sono più difficili da trovare. Il dolore provocato dalla sua puntura somiglia a quello procurato da una spilla di metallo incandescente. Il pungiglione è così lungo da riuscire ad attraversare anche il tessuto della tuta degli apicoltori. Il pesce pietra è il pesce più velenoso al mondo. Sulla sua pinna dorsale ci sono 13 spine robuste, attraverso cui l'animale inietta il suo veleno super tossico. I leoni vivono soprattutto in Africa e possono mangiare fino a un quarto del loro peso, circa 40 kg, in un solo pasto. Cacciano soprattutto di notte e durante le tempeste, perché il vento e il rumore rendono più difficile alle loro prede sentirli e vederli. Ma perché cacciare invece di andare a un bel fast food? Le tigri abitano soprattutto in Asia. Sono in grado di sopravvivere in diverse condizioni, poiché vivono in aree diverse, dalle montagne alle foreste tropicali. Fino a che hanno abbastanza acqua, cibo e riparo, possono adattarsi a qualsiasi ambiente. Il cibo a volte può essere un problema, visto che riescono a mangiare fino a 60 animali di grossa taglia all'anno, con dei piccoli snack tra l'uno e l'altro. Curiosità, anche la loro pelle è a righe, come la loro pelliccia. I lupi non mangiano veramente gli umani, ma a volte li cacciano. Attaccano specialmente quando non hanno abbastanza cibo o sono lontani dal loro territorio. Anche gli squali hanno una pessima reputazione, ma passano la maggior parte del tempo lontani dagli umani, a caccia di pesci più piccoli o altri animali marini. Ma si difendono se sei nel loro territorio e si sentono minacciati, e in quel caso i loro denti seghettati di certo non avranno un'aria pacifica. A prima vista non si direbbe che gli struzzi possano appartenere a questa lista, ma se messi all'angolo, questi animali sono perfettamente in grado di abbattere grandi predatori come lupi e leoni. Sì, tirano fuori il coraggio e, nella realtà, non nascondono mai la testa sotto la sabbia per la paura. Non possiamo non menzionare l'orso grizzly, considerato uno degli orsi più aggressivi in assoluto. È 3,5 volte più probabile che ti capiti qualcosa di spiacevole se incontri un grizzly, piuttosto che un orso polare. Sono anche circa 21 volte più pericolosi degli orsi neri. Gli orsi bruni, invece, sono i più diffusi sul pianeta. In quanto ai serpenti, la vipera rostrata è decisamente una a cui fare attenzione perché i suoi morsi hanno in genere conseguenze tragiche a dir poco. Ha tanto veleno che anche il suo morso più leggero può uccidere due persone. E, oltre alla vipera rostrata, abbiamo tutta una serie di serpenti da cui è meglio girare alla larga. Ecco il cobra delle Filippine. Vive nelle foreste, nelle giungle fitte, nelle basse pianure e nei campi aperti.
ama stare vicino all'acqua e riesce a sputare il suo veleno fino a 3 metri di distanza. Come il mamba nero, molto velenoso, piuttosto inquieto e se ti vede come una minaccia, estremamente aggressivo. È tra i serpenti più veloci al mondo e può raggiungere una velocità di 19 km orari. La medusa scatola australiana è l'animale marino più velenoso al mondo. I suoi tentacoli sono ricoperti di piccoli organi urticanti e possono raggiungere i 3 metri di lunghezza. Vedere anche un piccolo ragno in casa può essere fastidioso, ma immagina se fosse una tarantola Golia, il più grande ragno al mondo, e anche uno dei più spaventosi. Passano la maggior parte del tempo in cunicoli coperti dalle ragnatele. Per fortuna il loro veleno non è poi così potente sugli umani. È come quello di una vespa. Ma poveri insetti, loro sì che devono stare attenti. Per loro questo ragno è pericolosissimo. Gli ornitorinchi sembrano carini e innocui, ma nonostante le apparenze sono tra gli animali più pericolosi dell'Australia. Hanno degli speroni sulle zampe posteriori collegati a una ghiandola crurale da un condotto. Questa ghiandola produce una miscela complessa che contiene centinaia di tossine. Hanno 2 strati di pelo, uno isolante e l'altro impermeabile. Con la loro pelliccia, gli ornitorinchi intrappolano uno strato di aria vicino alla pelle per rimanere asciutti quando sono sott'acqua e cacciare, cioè per quasi 12 ore al giorno. Una delle punture che sicuramente fanno più male è quella della formica proiettile. Si tratta di formiche piccole con un pungiglione lungo solo 3 mm, ma che può lasciare una sensazione di bruciore di alcune ore. I pesci palla sono dei pessimi nuotatori e finiscono per lo più per essere mangiati dai pesci più grandi. Ma quando avvertono il pericolo, ingeriscono grandi quantità d'acqua e aria e il loro corpo si gonfia come un palloncino. Possono gonfiarsi fino a 2-3 volte la loro taglia normale. Un solo pesce palla contiene abbastanza veleno da uccidere 30 umani. Il bufalo africano è l'unica specie di bovino selvatico in Africa. Si riconosce per via delle sue grandi corna rigide che, insieme alla sua stazza e alla sua natura aggressiva, lo rendono molto pericoloso per chiunque sia sulla sua strada. Gli elefanti rispettano lo spazio altrui quasi sempre, ma solo se si rispetta il loro. Si possono sentire minacciati, diciamo, da un gruppo di turisti che si avvicinano, invadendo il loro spazio personale. In quel caso si difendono e possono arrabbiarsi molto. I cani selvatici possono essere abbastanza pericolosi, come i dingo in Australia. Possono vivere da soli o in branchi che contengono fino a 10 individui, cosa di sicuro non piacevole per le prede inseguite. Riescono a coprire grandi distanze e a comunicare tra di loro ululando come i lupi. La talpa dal muso stellato è certamente una delle creature più strane al mondo. Sembra che qualcuno abbia sostituito la sua testa con quella di un piccolo polpo. Non sono pericolose per gli umani come altre creature velenose e i grandi predatori, ma possono causare grandi danni al tuo giardino.